Benvenuti alla seconda puntata di Fantasie Artigianali. Oggi siamo in compagnia con Rosy Cafaro, che ci spiegherà come realizzare un portachiavi a forma di fiore, tipo questo qua. Sì. Allora, si prende un pezzo di stoffa, si taglia in questo modo, si incomincia a passare il filo tutto intorno. Questa qua è l'impastitura, vero Rosy? No, questo è il filo, deve essere un filo abbastanza resistente perché poi deve essere tirato. Dopo fatto questo, si prende dell'ovatta e si riempie. Si fa l'imbottitura? Sì. Deve andare abbastanza perché deve venire per lo più gonfio. Sì. Come questo qua. Poi si tira il filo. E si ferma. Poi con lo stesso filo si incomincia a fare la forma dei petali. Così. Più si tira il filo e più avranno, sì, forma, avranno questi, forma questi petali, sì. Se ne fanno circa 6. Si rifirma un'altra volta il filo nella parte di sotto, sì, giusto? Di sotto. Poi al centro si decide di mettere una pietra. Tutto questo. Ci vedo più questa qua, inerente con i colori. Poi è sempre a piacere. Passa il filo un po' di volte. Si riferma sempre il filo sotto. E questa parte è terminata. Poi si riprende un altro pezzetto della stessa stoffa, più piccolo. Ovviamente Rosy, queste sono stoffe che si possono trovare in commercio, sì, tranquillamente. Sì, tranquillamente, nei negozi apposta dove sì, vendono stoffe. Si fa la stessa operazione di prima, si passa il filo intorno. Per riempirlo sempre con l'ovatta, con l'imbottitura. Sì. Io colgo l'occasione per ricordarvi che Rosy
è la vicepresidente dell'associazione Un Sogno e ogni giovedì a Matinella lei e altre socie lavorano nel laboratorio, giusto? Sì, nell'oratorio della chiesa a Matinella. Don Carlo ci ha dato questa possibilità, quindi facciamo laboratorio, quindi a chi interessa questo tipo di lavoro. Mettete a disposizione la vostra arte. Ci sono anche altre signore che fanno lavori diversi, come uncinetto, si lavora il panno lencio, ci sono diverse signore. Allora, una volta fatto questo, si è creato un altro pompon, si prende i ganci soliti dei portachiavi con un cordoncino e si posiziona dietro con la colla a caldo. Sì. E si va a chiudere si così. Fissa, si chiude così. Ed ecco il portachiavi. Il portachiavi è stato realizzato. Perfetto, oltre a questi portachiavi so che fai anche altre cose. Sì, faccio delle bambole. Hai qualcosa da farci vedere? Sì, proprio per il periodo pasquale ho fatto delle gallinelle. Eccole qua. Anche queste. È una bella papera. Questi sono i tuoi lavori, diciamo, per Pasqua. Per Pasqua, sì. Rosy, ti ringrazio della tua cortesia, grazie della te. Tua compagnia. A voi ci rivediamo alla prossima puntata.